vorrei spostare anche su una visione più umanistica, che parte sicuramente dal comfort, dalla salubrità, ma anche proprio su una visione più sociale, più sostenibile per tutti, più affrontabile per le persone, e davvero focalizzarsi su quello che può essere il contributo degli architetti in questo settore. La visione, diciamo, dello studio, del nostro studio, è quella di un'architettura che è il risultato di un processo di collaborazione costante tra vari professionisti, come abbiamo rappresentato penso bene oggi, ma anche con la committenza e gli utenti che vanno poi ad abitarla. È molto interessante, una platea davvero importante sia per affluenza che per, diciamo, conoscenze tecniche. Poi li vediamo direttamente sui desk, vengono, domandano, si informano, quindi anche per loro questo momento di arricchimento culturale per poi poter proporre a loro volta ai propri clienti delle soluzioni in linea con le esigenze che stanno arrivando adesso sul nostro mercato. La giornata di oggi è stata molto interessante, ho ricevuto un ottimo feedback da parte di quelli che sono i progettisti, molto curiosi della possibilità di eliminare di fatto il cappotto dalla progettazione e avere comunque un trade union con quelle che sono le caratteristiche del nostro progetto, cioè togliere di fatto l'impronta ecologica dei nostri prodotti e mantenere un'elevata durabilità del prodotto. È stata molto positiva, erano incuriositi da quelle che erano le nuove tecnologie, specialmente su quella che è l'idrogeno, e sono venuti a chiedere invece spiegazioni o comunque dettagli costruttivi, tra virgolette quelle che consideriamo un po' i prodotti tradizionali, tipo il soffitto o il pavimento radiante.